che ho fatto col clinico. Anch'io vengo dalla chirurgia d'urgenza, ho comprato la sua data perché ci siamo incrociati. Dopo un paio d'anni tu ti sei diretto verso l'Afghanistan, io invece ho seguito un percorso verso il Mali. Per cui una domanda che vorrei farti, visto che l'Agency in questi ultimi tempi si sta occupando molto di Sudan e di Repubblica Centrafricana, quindi gira attorno al Mali senza entrarci, visto che oggi è uno dei paesi più disastrati in assoluto, vittime ancora di ribellioni, guerre e così via. Io opero in zone desertiche proprio nel Grande Nord, dove non arriva nessuno, non arriva neanche uno straccio di missionario, anche se non lo ritengo necessario. Però vorrei sapere se l'Agency ha per caso un progetto per il Mali. No, per ora no, perché non abbiamo ancora avuto, come dire, occasione di incontro con la situazione, con le autorità sanitarie. Ma questo non vuol dire che la cosa non ci interessi, ovviamente. Poi esiste le priorità e esiste purtroppo la scarsità delle risorse. Però, come dire, tutte le volte che siamo venuti a contatto con delle realtà che ho potuto conoscere e abbiamo trovato un qualche interlocutore che ci consentisse di disegnare un progetto a condizione che sia un progetto che abbia solidità, che abbia un impatto, un senso, l'abbiamo sempre fatto, quindi se tu puoi collaborare con i nostri e fornire anche informazioni di oggi, lo sarei grato. A questo proposito vorrei ricordarvi che oltre all'SMS, nel banchetto qui fuori potrete trovare tutti i numeri, tutte le possibilità per fare delle donazioni dei mezzi, tra cui soprattutto in questo periodo 5 per 1000. Io volevo chiedere qual è il centro operativo più pericoloso nel mondo e invece qual è il meno pericoloso? Puoi ripetere senza fare così col microfono, sono io che parlo di due. Volevo sapere qual è il centro operativo più pericoloso nel mondo di Emergency per la sicurezza degli operatori e invece qual è il meno pericoloso? Bah, più pericoloso direi in questo momento, per a parte la punta centrafricana, che però spero sia passeggera, il posto più pericoloso del mondo, sicuramente l'Afghanistan, non farei distinzione tra posti diversi all'interno dell'Afghanistan, direi che tutto il paese è un rischio. E i posti meno pericolosi, Italia a parte, per esempio Khartoum è una città assolutamente tranquilla. Questo non vuol dire che lo resterà per sé, però non girare le due di notte per Khartoum è più sicuro che non farlo per il resto del giornale. Di specializzazione di qui e di là, seminari,
2-3 settimane, tipico è per esempio master in 3 mesi, anche meno, credo che siano dei campi così vicini. La formazione richiede anni, non settimane, anni, e richiede anni di continuità. Noi vediamo troppo spesso che i medici e infermieri nei nostri ospedali in vari paesi, una volta formati, prendono e se ne vanno, perché qualcuno gli offre parecchi soldi. Non voglio condannare questa cosa, però per noi di fatto costituisce un problema, cioè investire per addestrare per 2, 3, 4 anni un anestesista, un infermiere, e poi vederlo sparire semplicemente perché in qualche paese del Golfo gli offrono $5,000 al mese, vuol dire che dovremmo ricominciare da capo di volta, e questo è anche un po' il limite della formazione. Sicuramente la formazione è un processo di anni. Critici fondamentali nel definire